per indire, ma saranno quelli che risparmieremo dopo. E io vorrei che voi sottolineaste una cosa: noi stiamo precorrendo quello che a livello nazionale si fa ancora fatica. Voi sapete che si sta parlando effettivamente di costi e di livelli di governo, e a livello nazionale tutti i partiti sono impegnati ad eliminare il livello intermedio addirittura della provincia, per cui le competenze a livello nazionale a breve, a riforma attuata, saranno o comunali o regionali. A livello provinciale, di provincia autonoma di Trento, è possibile che si vada in controtendenza, non solo si eliminano, qua non sarebbe così, ma istituiamo addirittura enti che nella storia i predecessori hanno dimostrato l'incapacità di rispondere e l'inefficienza nel rispondere. Punto di domanda: noi stiamo percorrendo addirittura e precorrendo il corso della storia, semplificando il quadro normativo a livelli di governo. Ma voi li terreste comprensori? I comprensori. Cioè, secondo voi i comprensori sono stati giudicati negativamente a 360 gradi. La regione serve più per la regione abolire le due province, è una delle ipotesi? Adesso lasciamo la lista regione perché non costa niente, è un feticcio che copre con un'autonomia regionale le due province e copre soprattutto Trento, che è fra le due province la provincia più debole nel mantenere storicamente nel tempo, da qua al futuro, la propria autonomia, perché sia come storia, sia come minoranza, sia come bilinguismo, insomma, siamo carenti rispetto a Bolzano, per cui il cappello regionale serve più a Trento, non costando assolutamente niente, perché noi abbiamo due province che in realtà, se le paragoniamo con le altre, sono molto più che due regioni in termini di disponibilità finanziaria e di competenze primarie attribuite, per cui noi siamo quasi due regioni. Gli altri partiti avete detto comunque che la maggior parte del lavoro è stato